Ben ritrovati nelle telecamere di Correre per Sport. Oggi è assente il nostro carissimo Roberto Paoletti. Torno io in cattedra a cercare di dirigere, speriamo che mi ricordo, la trasmissione, ma sarà abbastanza facile perché ci sono due ospiti, direi non solo amici stretti, ma quasi ospiti familiari. Quindi vado a presentare per onore di cronaca Anna Michela Masciantonio, che ci parlerà della Stravilla che è prevista martedì 9 di agosto. Benvenuta cara Anna. Salve a tutti, sono qui per presentarvi questa gara, la Stravilla Memorial Gianmaria a Villa Santa Maria il 9 agosto 2022. E abbiamo Renato Menna che ci parlerà del Memorial Bucci, una gara, Renato, che hai letteralmente inventato. L'anno scorso si è partiti alla grande, direi che quest'anno una seconda edizione che già stiamo aspettando un po' tutti. Intanto ringrazio Alberico e tutti gli amici del DV6 per l'invito. Sì, e anche quest'anno ci siamo di nuovo per ricordare Antonio, per meravigliare un po' tutti. Speriamo di rifare i numeri dell'anno scorso, e sono stati gratificanti, e quindi speriamo, insomma, di ripeterci. Benissimo, grazie, come abbiamo già detto, grazie a voi per aver risposto al nostro invito, all'invito dell'Atletica WISP e di tutto il comitato WISP Abruzzo e Molise. Direi di partire proprio da quello che è stato il Memorial Bucci dell'anno scorso. Una grande idea, caro Renato, un qualcosa che è nato proprio dal territorio di Antonio, che lo ricordiamo, è ancora presente quasi fra di noi con i suoi sorrisi. Ha avuto un grande successo, però diamo anche merito ad un'organizzazione che comunque ci ha lasciati tutti molto soddisfatti e volenterosi di poter tornare. Eccolo qua Antonio, che lo salutiamo sempre. Sì, l'anno scorso sinceramente eravamo timorosi, perché era la nostra, o comunque la mia prima volta, quindi pensavo, insomma, speravo che la manifestazione potesse riuscire. Devo dire che i risultati sono andati al di là delle aspettative, sia come partecipazione, perché un anno Covid, un periodo di Covid, cioè abbiamo fatto un numero importante, considerevole, sicuramente ha contato l'effetto emotivo per il ricordo di Antonio, sicuramente è stato determinante, insomma, certo, quello. Dopodiché anche, diciamo, l'organizzazione, alla fine siamo riusciti, insomma, a realizzare una bella manifestazione con un discreto risultato. Confermato il percorso dello scorso anno, o ci sono stati dei piccoli accorgimenti? Qua vi vediamo già in prova. No, abbiamo preso degli accorgimenti, innanzitutto la location di partenza e di arrivo, che non è più il centro paese, ma ci siamo spostati di 500 metri verso l'abbazia, quindi lungo il viale, nel parco Aldo Moro, un parco accogliente, dove è un parco giochi, dove c'è un ristorante, dove vogliamo accogliere un po' tutti e stare insieme. Quindi diciamo che la partenza e l'arrivo viene spostato di 500 metri, e poi la direzione della corsa, diciamo che quest'anno lo facciamo in senso opposto all'anno scorso, o in senso opposto a come è stato tutti gli altri anni, insomma, voglio dire. Insomma, diciamo logisticamente abbastanza confermato quello dello scorso anno, potremmo dire lo stesso, anzi di più, per quanto riguarda la Stravilla, Anna Michela, che praticamente lo scorso anno aveva un po' rivoluzionato il percorso, quest'anno è confermato tra il centro del paese e la zona circostante tra le campagne di Villa. Sì, infatti il percorso si snoda per le strade del paese, quindi la partenza e l'arrivo nel corso di Villa Santa Maria, e quindi un percorso, diciamo, collinare per le vie di Villa Santa Maria. Ma prima di partire con gli adulti, devo dire, sia a Villa che a Fossa Cesia si parte con le gare dei bambini. Tra l'altro Villa Santa Maria, come dice sempre il sindaco Pino Finamore, che oggi non è con noi per impegni personali, è il paese dei cuochi, ma ormai è anche il paese dell'atletica leggera. Sì, infatti diciamo che le gare dei bambini saranno il fiore all'occhiello di questa manifestazione, proprio perché a Villa Santa Maria c'è un centro di atletica, si svolgono due volte a settimana allenamenti proprio guidati dal nostro tecnico Alberico Di Cecco, e quindi abbiamo un bel
bel gruppo di bambini, ragazzi che quotidianamente si allenano, si preparano e non vedono l'ora di partecipare il 9 agosto. Già mi stanno mandando tantissime iscrizioni e quindi saremo felicissimi di accoglierli nella manifestazione della Stravilla. Infatti apriranno loro, saranno loro ad aprire le gare alle 17:45, ci saranno le gare dei bambini, quindi partiamo dagli esordienti e poi fino a 15 anni e con distanze naturalmente progressive rispetto alle diverse età. Siamo già proiettati al futuro, però quello che abbiamo appena trascorso è stato un weekend veramente stratosferico per tutte le attività della WISP. Abbiamo avuto varie gare sul territorio, devo dire, a livello di strada, di montagna, di natura, ci siamo veramente scatenati. Allora vado a dare qualche risultato e innanzitutto a parlare del risultato della Run Extreme Monte Amaro, che si è fatta proprio a Fara San Martino, il mio paese. È stata una manifestazione riuscitissima, inserita in un contesto veramente bello del Festival della Montagna. A livello maschile ha vinto la gara correndo sotto le 4 ore, un risultato veramente eccellente. Pardo La Serra di Larino Run ha avuto la meglio su Diana Francesco di Isernia Mountain Lab. Al terzo posto c'è stato Giulio Di Sanso della Maiella Sporting Team. Tutti e tre gli atleti addirittura sotto le 4 ore. A livello femminile ha vinto Monica Alfano, seconda è arrivata Emma Delfin e terza Ekaterina Shevchenko. Devo dire nomi e cognomi che sono arrivati da tutta Italia, direi quasi da tutta Europa, per una partecipazione che ha visto oltre 80 atleti. Torniamo alle nostre gare, caro Renato, abbiamo parlato delle gare bambini confermate a Villa Santa Maria e invece sarà la novità, probabilmente il fiore all'occhiello di quest'anno per quanto riguarda il Memorial Bucci. Sì, esattamente. Nello spirito della ripartenza dopo Covid, anche noi puntiamo e abbiamo puntato alle gare ragazzi e bambini. E io ci tengo in modo particolare, tant'è che avevo interessato anche altre società a darmi una mano per realizzare, per portare a termine affinché queste gare venissero realizzate, e quindi collaboreranno con noi dell'organizzazione i Lupi d'Abruzzo. Avevo chiesto anche la sorgente insieme ai Lupi d'Abruzzo, che collaboreranno con noi per realizzare le gare per i bambini. Punto tantissimo a queste gare, anche perché sono il futuro, diciamo, del mondo dell'atletica e del podismo. Insomma, io conto veramente di fare un numero considerevole di iscrizioni per quanto riguarda i bambini. Sono proprio all'insegna per lo spirito della ripartenza dopo Covid. I Lupi d'Abruzzo sono veramente una bella realtà da coinvolgere, anche perché anche lì hanno un bel vivaio di attività con i bambini, sì, per quanto riguarda l'atletica leggera. Hanno un bel vivaio, c'è Matteo che saluto, che chiaramente cura e segue questi ragazzi, per cui io mi auguro che Matteo, insomma, che mi darà una mano, effettivamente lui e tutto il suo staff dei Lupi, spero, insomma, di realizzare che sia una bella giornata di sport anche per i bambini e soprattutto. Ovviamente lo sai bene, ma su questo lo sappiamo tutti, si può contare sempre sull'attività dei giudici WISP, che sono lì, certo, a dare una mano, ad organizzare, a fare un po' di tutto e a dare chiaramente manforte a queste bellissime e splendide assolutamente attività. Poi noi quest'anno, cambiando location, abbiamo la possibilità di correre lungo il viale di San Giovanni in Venere, che è questo che stiamo vedendo, se non sbaglio. Esattamente, è proprio questo che stiamo vedendo. Qui siamo all'altezza dell'arrivo. Quindi anche qui i bambini sono protetti da problemi di traffico, eccetera, eccetera, e in più i genitori possono osservare, ammirare e apprezzare i loro figli con tranquillità, perché il viale sarà completamente chiuso al traffico. Benissimo, e questo è un altro aspetto molto importante. Sì, assolutamente. La sicurezza poi fa parte integrante della possibilità di godersi l'evento, sia per chi lo organizza che per chi lo corre. Ovviamente ci aspettiamo numeri importanti. Vogliamo dare qualche anticipazione per quanto riguarda ad esempio il pacco gara?
Sì, nel pacco gara anche quest'anno, insomma, abbiamo fatto la nostra maglia tecnica che se, bellissima, se vediamola, se Alberico me lo concede vorrei mostrarlo. Certo, certo e volentieri, con, bella, bella. Un nuovo grafico, qui insomma c'è la Basilica, e Antonio stilizzato, insomma un disegnino che abbiamo fatto. Perfettamente riconoscibile, soprattutto per la sua postura. La sua postura e la sua bandana, perfettamente riconoscibile, insomma, quindi ci sarà questa maglia tecnica, in più una bottiglia di vino ed altri alimentari, insomma altri regalini, insomma, per quanto riguarda, diciamo, il pacco gara. Anna, abbiamo detto che Villa Santa Maria è anche il paese dell'atletica, ma è anche il paese dei cuochi, e quindi ci aspettiamo, magari adesso che le restrizioni sono diminuite, di assaggiare qualche prelibatezza locale venendo a correre la Stravilla. Sì, infatti anche noi daremo naturalmente un pacco gara di partecipazione agli atleti, che naturalmente consisterà nel vino e vini Fantini, e non sarebbe potuto mancare, e altri prodotti alimentari. E poi a fine gara ci sarà la possibilità per i partecipanti e anche naturalmente gli accompagnatori di accedere al pasta party, e anche questo è stata sempre una particolarità di questa gara. L'anno scorso soltanto non si è potuto, diciamo, organizzare per l'emergenza Covid, però quest'anno torna il pasta party, che negli anni precedenti è stato sempre molto apprezzato, proprio perché diciamo, Villa Santa Maria è la patria dei cuochi, e quindi ecco, anche in questa occasione i cuochi si esibiranno, prepareranno le loro prelibatezze, insomma, da gustare per tutti gli atleti. Benissimo, riprendo un attimo il collegamento con il weekend passato, perché abbiamo detto c'è stata la Run Extreme Monte Amaro al mattino di sabato, ma poi sabato pomeriggio, sempre a Fara San Martino, si è corso il quarto Memorial Costantino Cipollone, in una cornice veramente bella. Tra le due gare c'è stato tempo di fare anche uno scroscio di acqua che ha quasi riacceso gli animi, per fortuna tra l'arrivo degli ultimi e l'inizio delle gare, per cui i bambini hanno già potuto correre addirittura con un piccolo spiraglio di sole. A livello maschile ha fatto una gran bella gara, un finale strepitoso Carlo Angelucci, campione italiano più volte di duathlon, tesserato per la Pro Life, e ha avuto la meglio su due atleti locali del gruppo podistico La Sorgente, miei cari amici e compagni di allenamento, Marco Mancini al secondo posto e Luca Pirani, rientrante dopo un lungo periodo di difficoltà e di piccoli problemi fisici, al terzo posto. Al femminile si riconferma sempre Sara Di Prinzio, che sta attraversando un momento di grande condizione, più che un momento, diciamo proprio un'intera stagione, ed è andata fortissimo anche gli anni passati. Portacolori a Fara di Maiella Triathlon. Al secondo posto è arrivata Morena Di Benedetto, che viene da Isernia. Al terzo posto Antonella Sabatini della Marathon Chieti. E da una classifica ritorniamo al futuro, e quindi stiamo parlando, caro Renato, di venerdì sera, quindi ci siamo quasi, i preparativi ormai fervono. Vogliamo un attimo parlare della composizione delle categorie, quindi se sono ogni 5, ogni 10 anni, sì, lo sappiamo, ma confermiamolo, perché è un aspetto che devo dire interessa. L'assegnazione dei punti Corri l'Abruzzo, perché è una gara inserita nel nostro circuito, che devo dire è sempre più seguito, e di questo ringraziamo tutti voi podisti, telespettatori e simpatizzanti del mondo WISP, e comunque sia un grosso spiraglio, una gara che premia e dà tanto un po' a tutti. Sì, sicuramente saranno premiati i primi tre assoluti maschili, i primi tre assoluti femminili, poi i primi cinque di ogni categoria, a partire dalla categoria iniziale, maschi e femmine, fino ad arrivare, insomma, a quelli di una certa età, quindi dagli M75 ed oltre. E saranno premiate, questa è, diciamo, un piccolo aggiunto, sei società, se non sette, sei società di sicuro. Io ho voluto incentivare anche la partecipazione un po', aumentando anche i premi per le società,
cercando insomma di coinvolgere queste società affinché questa manifestazione diventi una classica insomma del panorama podistico abruzzese. E poi volevo, ti rubo solamente 30 secondi, ricordando a tutti che comunque vi aspettiamo intorno alle 17:30, perché ci sarà una visita al cimitero per ricordare Antonio, per fare una visita ad Antonio, ci sarà una benedizione da parte del parroco locale, per cui ecco, vogliamo concederci quei 10-15 minuti di raccoglimento intorno alla tomba di Antonio, che è proprio per il ricordo sempre vivo in ognuno di noi. E dopodiché, oltre a questo momento diciamo religioso, questo momento di raccoglimento, invito anche tutti a venire a Fossa Cesena per la location sempre, sempre bella e particolare come quella dell'abbazia di San Giovanni in Vena, con la veduta a mare insomma. Abbiamo detto che ci sono anche le gare bambini, penso che ci saranno anche le premiazioni relative alle categorie giovanili. Assolutamente, saranno premiati tutti i bambini con una medaglia di partecipazione e in più le coppe per i primi tre di ogni categoria, e per cui insomma ci saranno bei premi per tutti insomma, ecco, quindi vi aspettiamo. Abbiamo detto che entrambe le manifestazioni faranno parte del circuito Corri l'Abruzzo WISP. E Anna Michela, abbiamo parlato di Villa Santa Maria, il paese dei cuochi, il paese dell'atletica, è un paese che va sempre più verso appunto le attività sportive, sono anche diverse le infrastrutture che si stanno andando formando, si parla addirittura di un nuovo palazzetto dello sport, si parla di una possibile pista di atletica, è vero? Sì, infatti il sindaco di Villa Santa Maria, Giuseppe Finamore, è stato diciamo, l'ideatore di questa manifestazione. Tutto è iniziato con la collaborazione con Giuseppe Finamore e con Villa Santa Maria, è iniziata con la manifestazione della Stravilla per ricordare appunto Gian Maria. Gian Maria era un ragazzo di Villa Santa Maria, recentemente scomparso. E quindi organizziamo questa manifestazione proprio per in sua memoria, per onorare la sua memoria. E da qui è partita una serie di attività proprio di promozione giovanile per l'atletica leggera, e quindi c'è, come dicevo anche prima, il corso di atletica che si svolge in una palestra che è stata recentemente ristrutturata. Con materiali veramente innovativi e ci permette di fare attività ad alti livelli. Infatti i nostri ragazzi dei corsi di atletica si stanno anche qualificando a livello regionale e stanno facendo anche bella figura nelle competizioni più importanti. E quindi continuiamo, speriamo di continuare anche il prossimo anno sicuramente con il corso di atletica che sarà riproposto a Villa Santa Maria, ma anche naturalmente a Farà San Martino, anche lì c'è un altro gruppo molto numeroso di ragazzi, sempre della Vini Fantini. E poi ecco, c'è in programma, come diceva Alberico, la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport, che i lavori si stanno effettuando e vanno avanti, e quindi speriamo a breve di poterci allenare anche lì, di poter portare i nostri ragazzi anche al palazzetto dello sport. Benissimo, buone notizie, questo mi fa piacere perché sta, Renato, completamente cambiando quello che abbiamo passato durante la pandemia, nel senso che abbiamo passato dei momenti difficili, spesso ci siamo anche chiesti ma come si farà a ripartire, ma chi ci darà una mano, ma quale azienda avrà la forza di aiutarci. Invece stanno ripartendo le infrastrutture, devo dire anche le istituzioni, il Festival della Montagna di Fara San Martino ha visto coinvolto proprio in prima persona il comune di Fara, anche a Fossa Cesena sicuramente avrete una buona mano, ho visto anche nel volantino presenti amici e sponsor,
A voi com'è andata da questo punto di vista? Ma l'entusiasmo sta tornando? Sì, sì, devo dire che c'è sicuramente una sensibilità da parte di imprenditori locali, chiaramente la voglia di ricominciare, la voglia di ritruffarsi nella vita, e quindi lo sport è un po' il seme della vita, e uno fa parte, quindi per cui abbiamo riscontrato una sensibilità da parte di imprenditori e della stessa amministrazione comunale, insomma. Il fatto che comunque anche il sindaco è sempre presente, di Giuseppe Antonio, e sarà presente anche questa volta, ci ha accolto, è contento, insomma, di ripartire, ci ha anche spinto a continuare in questa manifestazione affinché, insomma, questa gara diventi una classica anche per la città, anche per la promozione, insomma, di quello che è il certo, prodotto locale, è quello che, insomma, quelle non che deve sono, essere diciamo, il fine, ma è anche il mezzo. Esattamente, esattamente. Quella che è la promozione, insomma, dei prodotti locali e degli imprenditori locali, insomma, ripeto, ci hanno dato una mano e li ringrazio personalmente. Poi stiamo vedendo veramente la bellezza di un territorio come Fossacese, tutto quello che ruota attorno a questo ambiente stupendo, credo che sia veramente un trampolino di lancio incredibile. Beh sì, adesso Fossacese, diciamo, è considerato un po', si avvia, qualcuno dice che si avvia a diventare la perla dell'Adriatico, sì, soprattutto dell'Adriatico centrale, per cui, insomma, io mi auguro che questa manifestazione sportiva, perché anche lo sport deve avere sicuramente un piano importante della vita sociale, questa manifestazione possa diventare un appuntamento classico da ripetere ogni anno, e soprattutto nella stagione poi estiva, nella stagione, insomma, del turismo, certo, di agosto, certo, proprio, insomma, il momento in cui credo, sì, che a Fossacese si viva, infatti, proprio. Noi ci teniamo moltissimo che la gara si svolga di questo periodo, la data è sempre quella, quindi abbiamo stabilito che la data è quella anche, bene, per i prossimi anni, e speriamo, insomma, che vi invitiamo a venirci a trovare e apprezzare prodotti, location e natura, insomma, e bellezza del territorio, insomma, e parlando di ripresa, mi fa piacere dare gli ultimi risultati di questo weekend. Abbiamo detto sabato mattina l'Extreme, sabato pomeriggio l'Urban Trail, domenica mattina è andata in scena su strada, questa volta la nostra splendida 50 km del Gran Sasso, che ha visto ben 385 partecipanti concludere la manifestazione, come sempre partecipanti che sono arrivati un po' da tutta Italia. La vittoria è andata a Marco Visentini della US Aldo Moro, al secondo posto Bovanini Filippo, che aveva già corso lo scorso anno tesserato portacolori e arriva da Castel San Pietro, al terzo posto il primo abruzzese con una bellissima prestazione, gli faccio i complimenti ad Antonio Fiadone, portacolori di Passologico. Al femminile abbiamo avuto forse la migliore in campo, Federica Moroni, che presente anche nella passata edizione, ha vinto con grande margine di vantaggio, portacolori della DLF Gabbi Bologna, ed è arrivata, udite udite, sesta assoluta su, lo ripeto, 385 partecipanti. Al secondo posto, portacolori della Grottini Team, Eleonora Corradini, al terzo posto Antonella Ceramella dell'Atletica Venafro. Insomma, una grande voglia di ripartire, una grande voglia di vincere, perché poi è anche bello vedere questi ragazzi che si allenano tutto l'anno per riuscire a portare a termine un risultato del genere, però, dicevamo prima, Anna Michela, tra le varie attività collaterali, si sta facendo strada sempre di più, forse anche in questo caso merito, tra virgolette, grosse, la pandemia, l'attività del fitness, del wellness, della passeggiata. Sì, infatti ci sarà anche una passeggiata che sarà inclusa nella manifestazione della Stravilla, quindi una passeggiata non competitiva, sempre con partenza alle 18:30, quindi partirà sia la gara competitiva che la gara non competitiva. Sono 8 km, e, come dicevo, il percorso comunque è collinare, l'arrivo è nel bellissimo
bellissimo scenario del Corso di Villa, che sarà pienissimo di turisti, come è successo anche nelle scorse manifestazioni, quindi saremo in tanti ad attendere l'arrivo degli atleti. E poi naturalmente le premiazioni con i primi tre assoluti, i primi tre di ogni categoria maschile e femminile, le premiazioni bambini naturalmente e i primi cinque dei gruppi più numerosi che hanno partecipato. Benissimo, Renato, quanto è importante una manifestazione che comunque è nata lo scorso anno, che si trova alla seconda edizione, ma ci sembra ci siamo già legati tutti quanti a questa manifestazione proprio per il territorio. Abbiamo detto prima, ha un ottimo trampolino di lancio, però io credo che anche Fossa Cesia cominci anche a riscoprire lo sport grazie a questo tipo di manifestazioni. Io sono stato spesso anche quest'estate e c'è una ciclabile strepitosa che è sempre piena di gente che cammina, che corre, per cui veramente è un circolo virtuoso che si sta attivando. Sì, sicuramente la pista verde, la pista ciclabile credo che sia proprio il fiore all'occhiello della nostra regione, spero insomma che porti tanto turismo e comunque che invogli a fare sport, perché fare sport ma anche passeggiare, insomma si inizia con la passeggiata, dopodiché chiaramente ci si mette alla prova e quindi si comincia a correre e si esce in bici con la mountain bike, quindi io vedo tantissime persone che fanno sport, anche lì il movimento c'è, si vede che c'è movimento, c'è voglia di muoversi, voglia di correre, voglia anche di aggregazione, perché poi sport vuol dire essere anche dire anche aggregazione, vuol dire stare insieme, fare passeggiare, correre insieme, andare in bici, certamente è importante. Io credo che comunque una manifestazione tipo questa, no? Che è una gara podistica, può essere sicuramente di viatico, che spinga proprio e di esempio per tutti, per quelli che vogliono fare sport o anche iniziare a fare sport come correre. Insomma, io credo che sia a livello promozionale sia la manifestazione giusta, sicuramente. E poi mi piace molto perché anche la cara amica prima l'ha chiamato Memorial, mi piace molto questo chiamarlo Memorial, no più Notturna, sì, di Fossa Cesia, mi piace proprio, sì, a me personalmente, sì, mi piace proprio chiamarlo proprio Memorial in ricordo. Ma nei nostri cuori è proprio cuori. Il Memorial. Il Memorial, mi piace proprio questo chiamarlo così, Memorial, veramente. Abbiamo parlato di quasi tutte le manifestazioni dello scorso weekend, mancava la 8 ore di Castel Calvisio che si è disputata il giorno prima, diciamo una manifestazione collaterale dell'ultramaratona del Gran Sasso. Nominiamo soltanto i vincitori: al femminile è stata Barbara Pampaloni, al maschile Alessandro Piazzolla. Diciamo che ci avviamo verso la fine di questa puntata. Anna Michela, direi che possiamo fare un ultimo invito, un saluto e ci vediamo a Villa Santa Maria. Infatti, allora rinnovo l'invito a partecipare e a intervenire in questa gara, anche e soprattutto per i bambini, ne saranno tantissimi. Le iscrizioni sono su timingrun@gmail.com. Quindi con Graziano Di Lizio, ci sono le informazioni sui nostri canali social, quindi sulla pagina Facebook della Mini Fantini o della WISP, Atletica Abruzzo e Molise. E invece, caro Renato, invitiamo tutti ad essere venerdì sera al Memorial di Antonio Bucci con... Vi invito tutti con noi e a godervi un pomeriggio sereno, tranquillo, in ricordo di un amico. E perché no, godesse anche la location ma anche il posto, perché comunque è un parco giochi dove c'è il ristorante, c'è pizzeria, quindi dopo la corsa insomma una bella pizza non guasta, neanche una bella birra. Insomma, è volata anche questa bella mezz'ora della puntata odierna di Correre per Sport. Che dire, abbiamo già dato due appuntamenti che sono immancabili. Ci vediamo venerdì
a Fossa Cesia, ci vedremo martedì a Villa Santa Maria, mi raccomando non mancate, un ringraziamento grande 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 alla WISP Abruzzo e Molise che ci dà la possibilità di essere qui negli studi, quindi ovviamente a TV6 che mette a disposizione tutto questo impianto, un ringraziamento a tutti voi che ci seguite e ci rendete veramente preziosi. Buona serata e ci vediamo la prossima settimana. Song ever.